riaperto anche il parco archeologico di Paestum. Tra i primi a sperimentare la riapertura sono stati i ragazzi autistici con le loro famiglie, nell'ambito di un progetto di inclusione che il parco sta portando avanti da 2 anni con l'associazione Cilento for All. A spiegare come sarà strutturata questa ripartenza è stato il direttore del parco archeologico di Paestum e Velia, Gabriel Zucktriegel. Allora, c'è già qualcuno, soprattutto quelli che hanno l'abbonamento, e siamo molto felici perché questo sarà il momento in cui noi dovremo essere qui, innanzitutto per il territorio, sarà casomai un turismo domestico, ma non sarà in questi mesi come prima, che avevamo molti visitatori anche dall'estero. E noi lavoriamo, facciamo questo oggi per il territorio, siamo tra i primi luoghi della cultura a riaprire grazie a un lavoro di squadra che abbiamo fatto qua, un lavoro eccezionale e anche difficile visto le varie normative, ordinanze e quant'altro, ma insieme ai collaboratori qua a Velia Paestum, insieme ai comuni, a Scea, Capaccio Paestum, insieme alla regione, siamo riusciti e credo che sia anche un bel segnale. Oggi vogliamo ripartire dalla mission sociale del museo, quindi non pensiamo adesso tanto a flussi, incassi che non ci saranno in questo primo momento, ma pensiamo a fare qualcosa per i bambini che sono stati a casa per più di 2 mesi. Quindi c'è l'area giochi a tema archeologico, facciamo qualcosa per le famiglie con figli autistici, dove è ancora più difficile spiegare a questi ragazzi perché devono stare a casa, facciamo qualcosa per la gente qui del territorio che hanno forse già l'abbonamento o lo vogliono fare ancora, che vogliono vivere questo patrimonio in sicurezza. Presente anche il primo cittadino di Capaccio Paestum, Franco Alfieri. Oggi è una bellissima giornata perché questi due mesi e mezzo dove tutti siamo stati costretti nelle case, dove ci sono mancati i luoghi dove maggiormente c'era vita, c'era gente. E quindi quando pensiamo alla vivacità, alla gente, alla presenza dei turisti, pensiamo immediatamente alla nostra Paestum, al parco archeologico, al museo. E quindi iniziare con questo 18, questa data che tutti quanti attendavamo, e partiamo proprio dal museo e dal parco archeologico e con il direttore oggi abbiamo fatto una passeggiata quasi come se fosse una prima volta, perché questi due mesi e mezzo sono stati lunghissimi, quindi siamo tutti emozionati, non potevamo che partire da qui, e probabilmente il grande coraggio, la determinazione del direttore Zucktriegel ha fatto in modo che in Campania siamo i soli, i primi ad aprire. E ovviamente noi siamo al fianco del parco archeologico, del suo direttore, del suo staff, perché queste cose sono possibili quando c'è coraggio, c'è determinazione, e le cose non si fanno con i ma e con i sì, ma con i nonostante.